Adesso dammi la prova della tua forza. Spezzami questo ramoscello con un sol colpo. Ma quello è un albero. I miei ordini non si discutono. Dai. Ricordati la tecnica che ti ho insegnato io. Abbi fede. Concentrati. Dai. Dai! Ah! Vergogna. È la 40ª volta che me lo combini questo scherzo. Sì. Un braccio rotto per un vecchio come me è un disastro. Sì, un braccio rotto per uno come te è una vera schifezza. Proverbio cinese, capitolo 4, interno 11. Maestro, voi che mi parlate sempre della Cina, perché non ci siete rimasto? Magari, ma mi hanno espulso tanti anni fa perché facevo contrabbando di riso. Da Pechino a Palermo? No, da Palermo a Pechino, se guadagnava di più. Miezzica. E adesso mangiamo. Mi scusi, maestro, perché io mangio sempre carote e fiori di zucca? Perché sei giovane, ti devi mantenere in forma, devi combattere. Sì, io sono vecchio e devo combattere la vecchiaia. E perciò devo mangiare. Ah, già. Buon appetito. Buon appetito. La vecchiaia si cura con gli spaghetti. Posso intingerla nel sugo? Sì, ma poco. Mi dà un po' di vino, maestro. Ah, il vino ti fa male. Acqua. Acqua? Acqua, acqua pura, acqua di fonte. Di pozzo. Don Vito, io alla posta non ci vengo più. E come faccio io che sono senza macchina? Anche questo è giusto. Siedi. Sì, mi siedo. Notizie importanti. Importante. Francuzzo, tu devi andare a Roma. A Roma? Sì. La capitale della Cina. Appunto. E che ci vado a fare io a Roma? Ho saputo per vie asiatiche che il comune di Roma ha messo in palio un posto importantissimo, bandendo un torneo di karate e kung fu. Il vincitore di quel torneo avrà quel posto. E sai chi è il vincitore di quel torneo? Sei tu. Io? Certo. Don Vito, ma è impossibile. Ti darò una lettera da consegnare a un mio amico. Con chi l'hai? Con nessuno, Don Vito. Con chi l'hai? Con nessuno, parola mia d'onore, con nessuno. Con chi l'hai? È un mio amico. Ah. È il più grande allenatore di tutte le lotte cino-nipponiche.
Penserà lui a perfezionare la tua tecnica. La mia. Mi allenerà. Mi darà questo onore. Sicuramente. Mi farà diventare un campione. Un campionista. Così, una volta ottenuto il posto, potrai sposare mia figlia e mantenere questo povero vecchio. Don Vito, scusate, io sono d'accordo a quello che mi dite, però io mi trovo fidanzato da tanti anni e ancora non ho avuto il piacere di conoscere questa fidanzata. Sei maggiorenne? Certo che lo sono maggiorenne. Hai 18 anni? Qualche annetto in più. Questa è la fotografia. Sì. Fotografia erotica, eh? Ma innocentemente fu fatta. Ma questa è una neonata. 18 anni fa. È una foto un po' vecchia. Ma adesso è... Sono orgoglioso. Ritornerò vincitore. E sarà la mia sposa. La difenderò da tutti i pericoli. Dai draghi, dai dinosauri. Lotterò contro tutti. Nessuno la deve toccare. Posa rosso! Mascalzone, ma guarda dove vai! Se hai fatto un graffio alla mia macchina nuova, ma io ti ammazzo! Che mi ha messo sotto? Io ti ammazzo, hai capito, cretino! Ma che cammini come un... No, no! Ma io ti svito tutto, lo vuoi capire? Se hai fatto un solo graffio alla macchina, io ti svito! Cretino! Guarda la mia macchina nuova e ringrazia Dio che oggi non ho voglia di litigare! Senta, si dà! Sono calmo! Ma che lei deve guidare, sa? Roba da matti. Signori, seccano. Signore, qui crolla il muro. Visto lavorare. Voi lo sapete di quel concorso di karate indetto dal comune di Roma per un posto. Se continuate così, quel torneo voi non lo vincete! Volete non vincerlo? Sì! Ma come sì? Ma cosa dici? No! No! Bravo, Maramaldo, è questo, ma... I vostri avversari ve ne faranno di tutti i colori, c'è Attila! Che ha detto? Che vi fa quello? Lo volete voi? Sì! Ma come sì? No!
tu chi sei? Shaking! Shaking! Nagag! Shaking! Su, figliola, su, 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 su. Shak Nagag. Sì. Chi sei? Mi manda Don Vito. E chi è? Il mandarino di Sicilia. E che vuole? Dio mio. Una lettera per voi. Marmà. Marmà, leggi. Ah, sei un duro. Modestamente. Sei un forte. Sì. Fatti vedere chi sei allora! Fino a quando non dimostrerai il tuo valore! Ritornare a Roma dopo un anno, che impressione fa! Sembra tutto uguale, ma è cambiata tanto sta città. I signori hanno ordinato! Che ci avete delle vostre specialità? Tutte le specialità cinesi! Miti di rodi! Purè di formiche! Spiedini di scarafaggi! Carne a forno! Zuppa di topolini bianchi. No, mi fa male lo stomaco. No, 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 ma una cosetta un po' più leggera. Ci sono i vermicelli. Ecco, due porzioni di vermicelli, sì. Sì, ma al dente. Due vermicelli con i denti. Ma mia, ma tutti te li trovi sti posti, sa. Due porzioni di vermicelli, tomo numero 4. Tieni, pia a mano questa, tieni. Così mi fai frullato. È passato tutto. Signori, ecco Jimmy il campione! Io ero un grande campione! Eri nel Kung Fu! Poi me ne fu maggiù e da loro non ho lotto più! Aveva rovinato i carte! Ma buffone! No, non è un buffone, era uno che prometteva. Una mazzata ci aveva, se non che un giorno si è messo in testa ad addrizzare la Torre di Pisa. La Torre di Pisa? La Torre di Pisa! Oh, è stato lì una settimana giù a botte. Guarda che è diventato. Vai Jimmy, vai, sei il più forte da tutti, ma vedi che sei, guarda che roba! Suona chitarra. Adesso tutte siedi là, io vado a parlare col proprietario per affittarti una camera, va bene? Che posto chic, che bello, quanti cinesi. Il signore deve mangiare? Sì, che c'è di cinese? Nidi di rondine, pure di formiche. No, no. Spiedini di scarafaggi. No, grazie. Carne al forno. Zuppi in topolini bianchi. No, no, per carità. Fior di riso alla cinese. Ecco, fior di riso alla cinese. Benissimo, signore. Vado e vengo. Arbetturino. Contro l'amore vince. Il signore è servito. Cameriere,
signore! Il misto era buono! Sì, molto buono. Senta, c'è dell'altro. Abbiamo tutta la specialità! Vermicelli? Sì, signore! Va bene per i vermicelli, va. Faccio troppo caldo? Sì, qui. Troppo caldo. Puoi cambiare posto, sei scomodo. Ecco, non ti dico. Grazie. Io vengo spesso qui, lo trovo molto simpatico. Sì. Senta, scusi, ma che mi tocca? E beh, mi credevo che era la tua ragazza. E lei tocca le ragazze altrui? Perché non si può. No. Mettila a sedere, va, cammina. Dai, io. Vieni qua, va, che se famo schiacciate. Vermicelli, non spandi! Mi porti mezzo litro. Su, signore. I vermi. Adesso vi canterò una canzone della Cina del Nord. Vi si narra il dramma di una donna abbandonata dal marito e del suo immenso dolore. Piaciuto, vi canterò un'altra canzone, più gioiosa, un inno alla primavera, alla natura che si rivede, ai mandorli. Gentile richiesta, canterò una canzone terribilmente schierata. Ci siamo. Si narra il dramma di una vedova che si rompe una gamba seguendo il funerale del marito. Anche stasera io mi rimediato la bagnata. Sì, va buono, ma sembra pomodoro. Vabbè, sì, meglio che niente. No, basta, ragazzi. Andate a piacqua, disgraziate, e portate acqua, che mo se famo tu bello risate. Vieni, pollastra. No, ma che altro deve parlare? Buona, vieni qua. Fermi! Sai chi so io? No! Attila! Il flagello di Dio! E ce lo sai che succede quando passo io? No! Non cresce più l'erba! Resta il deserto! E tu lo sai chi sono io? No! Sono Franco, detto il fico d'India! E che vuol dire? Te lo spiego io! Chi mi tocca si punge! Ai! Faccio parte della palestra di Conchilai! Oh. Sono arrivato questa mattina col ferribotto! Oh! Avete sentito, ragazzi?
Modestamente. Allora, se fai parte della palestra di Conchilai, cosa aspetti a farli a pezzi? Stai buona. Stai buona. Stai buona. Un pezzetto di bollito. Ci mettiamo un pochetto di sale. E una foglietta di insalata ci sta proprio bene. Moscevo, ecco, il pepe, un pochetto d'olio, ma proprio una lacrima se non si ingrassiamo. E mo se lo mangiamo. È la mia. Oh, no, forza! No! 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 Scusi il disturbo. Figli belli, il locale mo potete pure sfasciare. Tanto è fatta a cambiare. A mia figlia, pomidori quanti ve ne pare, tanto l'avete pagati. Ma quando che sto mangiando? Ma avete la lassa a perdere. E perché? E perché io sono dispettico. Bravo! Bravissimo. Posso congratularmi con lei, vero? Bravo! Meraviglioso. Oh, che testa, che testa! Io ne ho conosciute di teste dure, ma la sua è una vera testa d'acciaio, bella, inossidabile. Complimenti. Grazie. Prego. Lei da che parte è entrato? Io, da lì. Di là? Sì. Prego. Prego. Che mi fa? Che c'è? Ti piace la camera che ti ha dato Kekor? È vicino alla mia. Sì, sono contento. Però non sono contento di tuo padre. Kekor è cattivo. No, Kekor non è cattivo. Solo che non sa fare distinzioni tra buoni, cattivi, giusti, ingiusti. E allora, per non sbagliare, mena a tutti. Però che strano nome, Kekor. No, Kekor non è il nome. È il cognome. Nuto è il suo nome. Ah, Kekor Nuto. Però mi piacerebbe diglielo in faccia. Sì. Kekor Nuto. Guarda, guarda, un'altra palestra. Da chi è diretta? Questa è la palestra di Lo Con Te. La frequentano quei disgraziati che vengono ogni sera a rovinarmi lo spettacolo. Però deve essere gente importante. Guarda, no. C'è scritto VIP. Che VIP significa? Vuol dire vogliamo il potere. Attenti! Siete un branco di pecore. Bella figura mi avete fatto fare con Kekor. Dobbiamo vincere ad ogni costo. E vinceremo. Ah! Questo è un discorso, non una conversazione a due. Ascoltate e tacete. Questo impiego messo a disposizione dal comune deve essere nostro. Pare che sia un posto di grandissima responsabilità. E chi lo ottiene diventa il padrone di Roma. Per questo dobbiamo vincere il torneo. Ma è necessario stare allerta. Sorvegliare gli avversari. Scoprire i loro punti deboli. Essere informati di tutto ciò che avviene nella palestra di Conchillai.
Fra i suoi uomini conoscete qualcuno disposto a pugnalarlo alla schiena? Sì, c'è un certo Aldo Marama. Ah, Maramaldo. Beh, un tipo infido, sempre ruso dalla gelosia e dall'invidia. Bene, compratelo, contrattatelo, corrompetelo. Io, tanto per non saper né leggere né scrivere, ho fatto venire da Milano 3 killers, amici miei. Chi caga mai? Tutti li tui! E vaffa! Oh, ma questi sono i meglio di Piazza San Babila. Sì, certo. Da soli possono sdrenare tutti gli uomini di Conchillai. Oh Gesù Maria, ma che sono tornate le marocchini? Magari, un po' di speranza anche per noi vecchiarelle. Aiuto! Sono scappate le matte! Questi romani ci hanno scambiato per turisti! Oggi voglio dimostrare a voi la lotta del Kung Fu, la lotta mortale, quella che non perdona la mano! L'orecchio! Gli occhi! Non ci vedo più! Occhio non vede, cuore non duole. Il re Maggi. Cosa volete? Chi siete? Chi cacca mai? Mai! Il balbuziente! Il muto! Avarassumacat ravanani distrini kangapò! Il sagapò! Fuori dalla mia palestra! Oddio mio! Aiutatemi! Non sono nessuno! Attaccate! Yeah!
Da pazzi, un'altra volta tu. Ma guarda dove metti i piedi. Io ti metto sempre la macchina mia nuova, nuova mascalzone. E magari non sei nemmeno assicurato. Ma io ti ammazzo. Se ti trovo un'altra volta, ti ammazzo. Vattene via, hai ragione che sono calmo. Non voglio litigare oggi. Cornutissimo. Vattene via. Non li metto. Attente. Mamma, io roba. Desidera. Birra. Birra. Sì, lei? Birra. Sì. Ci penso io. Di schiuma. Va bene, sì. Birra. Aia.
Tre birre. Potuto fare a meno. Siete forestieri. L'ho immaginato appena v'ho visto, che simpatici, bravi, bravi. Anzi, mi è piaciuto molto il vostro giochetto con la birra, bravi. Solo che quando magno c'ho bisogno da stampace. Sentite un po'. No, io no! No, mi fa male la testa. No, la prego, la prego. Mi fa male la testa. Sto male. Dov'è, dov'è? Sì, qui, qui, ho la bua, la bua. Non la famo passare qui, subito, sì, c'ho la bua. Il segreto del karate risiede nella sua stretta relazione con la filosofia della vita, eterno perfezionamento. Senpokusu. Jiu-jitsu. Kung Fu. Ma che sarà, un fungo cinese questo? Ma chi li capisce questi? Permesso? Ma accidenti, ma chi mi ha detto di entrare così?
Mi scusi, maestro, ma io distrattamente ho bussato col pugno proibito, allora... Ma i pugni in faccia te li devi dare! Vai via! Vabbè. Vai via! Io che avevo riposto tanta fiducia in te, ma tu che cosa hai fatto? Sei andato da Checor e hai combinato tutto quel disastro. Maestro, lo dovevo fare. Perché? Non potevo permettere che un vecchietto venisse umiliato davanti alla sua gente. E chi è il vecchietto? Siete voi. Io? Io non sono neanche centenario. Scusate. 97, 96, 95. Beh, li portate bene. Però... Già. E tu sai perché io me li porto bene? Avete fatto una dieta speciale? No. Un allenamento particolare? Non avete vizi? Perché io mi sono sempre fatto i cazzi miei. Un'ottima dieta. Comunque, io voglio metterti a parte di un grande segreto. Grazie, maestro. Che ti sarà molto utile. No, bacia la mia, non la tua, ecco. Tu sai che cos'è il Kung Fu? Certo che lo so. Ah, bene. Lo diciamo sempre in Sicilia. Che cosa? Chi è stato? Come chi è stato? Kung Fu. E chi è stato? Ma che Kung Fu? È la stessa cosa. Kung Fu! In dialetto cinese. Eh già, appunto. È un'arma di offesa e di difesa micidiale. Micidiale. Ricordatelo. Sì. E io ti istruirò per questo. Grazie. E poi, bacia la mia! Ah, già. E poi c'è un'altra cosa che ti voglio dire. Sì. Tu guarda qui intorno se c'è qualcuno che ti ascolta. Ci penso io. Zicchizzacchizzicchizze, imparate il karate. Zicchizzacchizzicchizzu, imparate il kung fu. Non c'è nessuno. Ascolta. Sì. Ora io ti metterò a parte di un segreto che nessuno sa. Nessuno. Io farò di te un uomo invincibile. Un uomo fortissimo. Imbattibile. Imbattibile. Un Superman. Come Flash. Oh, di più. Come Batman. Ma di più, di più. Ho capito. Come Nembo Kid. Ma di più, sono dilettanti. Dilettanti? Sì. Oh. Tu sarai il possessore. Sì. Della mano di travertino. La mano di travertino? Ma devi adoperarla soltanto. Sì. In maniera sportiva. Sportiva. Non per usi personali. Oh. Sì. Ricordatelo. Lo giuro. Avanti. Oh, Franco! Sono per me! Sì. Grazie. Sai, io non ho mai ricevuto fiori. Ho sempre ricevuto solo degli ortaggi. Pomodori, patate, melanzane, sempre in faccia mi hanno fatto venire gli occhi a mandorle. Sì, capisco. Una ragazza non può vivere solo di minestrone. Ci vogliono anche i fiori. Grazie. Sei allegro? Sì. Ti ha scritto la fidanzata? No, la poverina non sa scrivere e non sa leggere. Ah, è analfabeta. Beh, sì, in un certo senso. Hai ragione tu, ma ti voglio fare vedere una cosa. Scusa. Oh. Ah, eccola qua, guarda, la tengo sempre nel cuore. E tua figlia? No, è la mia fidanzata. Così piccola? Beh, era piccola, ma adesso sono passati tanti anni, sai, da noi si usa così, ci fidanzano quando siamo in età erba, capisci? Ti piace? Vuoi che ti dico qualcosa? Non mi piace. Sono contento per te. Ma allora perché sei così allegro? Sono contento perché ho un segreto. Un segreto? Sì, però non lo posso dire ad anima viva. Allora mi consideri soltanto un'anima viva.
Beh, non ti offendere, vedi? Ma no, tu sei anima, corpo, mente, braccia, sei tutto per me. Però è un segreto. E allora dimmelo. E se te lo dico, tu non lo dirai a nessuno. Giura. Giura. E che cos'è questo? Il giuramento cinese. E quello che è? Questo è il giuramento siciliano. Poi c'è un giuramento napoletano, una canzone che cantava un certo Franco Ricci. Adesso canta Merola. Allora, dimmi. E senti, il mio maestro con chi l'hai? Il tuo maestro con chi l'hai? Mi ha svelato. Ti ha svelato? Il segreto. Il segreto? Della mano di travertino. Oh, della mano di travertino? Sì. Oh. E che è? Boh. Questa partita la facciamo col morto! Ne che io vado, Udugo, io! Ce l'ho con te! No! Da 500! Abungu! No, Abungu! Mica te, mica te, Abungu! Ce l'ho con te! Ce l'ho con te! A gallego! Vieni mai a me! Ma è una cosa importante! Io sto cercando la morte! Ma che c'è? Che cosa sta succedendo? Maestro, ero venuto per dire una cosa importantissima. Il maestro Conchilai sta insegnando al nuovo venuto, a Franco, il segreto dell'antica Cina, la mano di travertino. L'antica Cina? La mano di travertino? Sì. Perché non l'hai detto prima? E chi sarebbe questo Franco? È il nuovo allievo del maestro Conchilai. E questo Franco avrebbe la tracotanza di vincere il torneo? Sì! E per quale motivo tu stai tradendo il tuo maestro? Perché io ero il preferito, ero il più bravo di tutti, menavo a tutti, menavo! Ma da quando è arrivato questo Franco tutti quanti mi picchiano, tutti ah, mi picchiano, ma bravo. Tutti, ecco. Questi sentimenti altamente ti onorano. E se il tuo cuore grida vendetta, vai! E uccidi! E che la mia mano ti accompagni. Grazie, maestro. Nuovo? Sì, di zecca. Io sono il cavaliere Strozzi, proprietario del negozio. Molto onorato. Lei cosa, karate o kung fu? Karate. Ah, bene, noi abbiamo tutto per il karate. Sì. Tutto. Tutti gli atleti della zona si servono da me. Sì. Guardi, dalle scarpe sì, al pigiama. Sì, tutto quello che vuole. Sì, tutto a sua disposizione. Sono d'accordo con lei, tutto, però io, guardi, tutto quello che le può servire. Che... Guardi, abbiamo senta, tutto per tutti. Parlare. Guardi, ecco, qui bombe Molotov. E maschere antigas. Tenga, guardi che bellezza, eh? Sì, che molto bella. E questo è il tipo dire, estivo. Ecco, è dire, bellissimo. Dire ma che... guardi queste, che no, belle. No, no, le provi, le provi. Ecco, secchiello per bombe parlare. A mano. Le volevo dire che bellissimo. Io non posso comprare bene, niente perché bene. Non perché? Ho un soldo. Non è un problema. Non è un problema. Basta che mi firmi una cambialetta e tutto si sistema, vedrà. A un mese, va bene? Ecco, cominciamo con la data. Roma... 29 maggio, la cifra la mettiamo dopo, eh?
Grazie. E ritorni quando vuole, eh? Arrivederci, caro. Arrivederci. Che bella, che bella, che bella. Che posto, eh? Vi ho portato qui per incominciare gli allenamenti in segreto. Grazie, maestro. Nessuno lo deve sapere. Ed oggi incominciamo gli esercizi dei nostri padri. Sì, certo. I miei padri. Ah, già, dei suoi padri. Perché tu devi da questo momento respirare. Respira. Su, cos'è? C'è l'aria inquinata. Non sei abituato a respirare quest'aria meravigliosa. Già, meravigliosa. Vedi, guarda, aperta campagna, qui non ci vede nessuno. Bene. Da oggi incominciamo gli esercizi. Vai, forza, forza. Vieni, vieni. Giù. Più basso. Ancora. Ecco così. Vieni avanti. Maestro, è pesante. Ma che pesante. Via. Ma via, è una tua impressione. Ma quale impressione? Avanti. Lì dobbiamo andare, verso quella casa. Ma lì ci sono 3 chilometri. Oh, bravo. Vedi come i muscoli diventano d'acciaio? No, sono di pietra. Ma come pietra? Di pietra. Avanti, coraggio. Coraggio. Avanti, tirami. Ma che tirami? Che non ce la faccio, tirami. Non ce la faccio tirami io. Tirami che siamo arrivati adesso. Mi hai dato già una dimostrazione di forza, bravo. Coraggio. Dove lo mettilo? Qui. Qui. Di dove? Bravo, qui. E dove? Non ci vedo più. Ecco, adagio. Lo e dentro c'è della roba che mi interessa, adagio. Lo poggio. Adagio. Lo poggio. Lo poggio. Bravo, ragazzi. Lo metto qui. Accosta. Sì. Accostati, adagio. Io mi siedo. Bravo. Ma cosa fai? Ma che razza d'atleta sei? Avanti, alzati! Sono schiacciato! Sono quasi arrivato, avanti! La spina dorsale è rotta! Lì! Non ce la faccio più! Lì, metti lì! C'ho i bicipiti anchilosati! Dove? Dove lo metto? Lì! Bravo, basta, così! Bravo! Hai fatto un magnifico lavoro oggi. Secondo la tradizione dei nostri padri. Allora, sto trasloco, uno lo femo. Non devi spostare un sacco di mobili pesanti? No. Non ho più bisogno. Ho fatto tutto. Vai. So capito. Andiamo. So capito. Stavamo dicendo? Dei vostri padri. Ah, sì. I miei padri. Sì. Ne avete avuti molti padri? Ah sì, molti, di padri molti. E di mamme? No, una sola. Oh, bravo. Ecco, vedi Franco? Questo è il primo esercizio che serve a mortificare le dita della mano. Come infatti? Beh, si comincia così. Sì. Guarda, le mani si mettono dentro. Io dovrei mettere le mani dentro il catrame bollente, ma maestro, mi scusi, io ho paura. Ma che razza di cinese sei? Mi scotto. Guarda, te lo faccio vedere. Sì. No, io ho le mani che lunghe. Fallo tu, avanti. Lo devo fare butta, io. Butta quella mese, via. Con le mani. Con le mani dentro. E divento forte. Forte. Posso battere chiunque. Chiunque. Santa Rosalia, aiutami tu. Tu. Bravo. Tu. Avanti, andiamo. Bravissimo. Da oggi inizieremo la parte più difficile degli esercizi. Si tratta della mano di travertino. Mi scusi, maestro, ma non ne potremmo fare a meno di questa mano di travertino? Ma no, caro. Io sono negato per il Kung Fu. Ma non è vero! L'unico giudice in queste cose sono io. E tu in questi giorni hai fatto delle cose meravigliose. Dice? E certo, quello che hai fatto tu non l'avrebbe potuto fare nessun altro, guarda. Lo credo bene. Dunque, ascoltami adesso. Sì. Qui si tratta di dare dei colpi di taglio
Con la mano, capisci? Con la mano. Per fortificare la mano. Ah, la mano. Esattamente così. Vedi il mio braccio? Ah! Così. Ah, lo faccio subito. Ah! Ecco, bravo. Ma... Ah! Al muro. Prima adagio, poi forte, poi fortissimo. Ah! Se ho capito bene, col taglio della mano. Vado verso al il muro e faccio... Ah! E mi spezzo il braccio. Ma no, caro, no. Sì. Ma no, si tratta di fortificare il braccio. Te lo dimostro subito io, guarda, sì. Stai bene attento. Guardami, sì. Pronto, Pronto. Ah! Beh. No, ma per quale motivo dovrei farlo io? Eh già. Sei tu che devi dare una prova di coraggio. Capisci? Devi farlo tu, no? Io. Sei sì, pronto? Pronto. Ragazzi, a me mi sembra di aver visto qualcuno vicino alla casa. Aspettate un po' qua che vado a guardare meglio, eh? Oh! Ma non ci avevi messo il segnale di pericolo? No. Oh, per la miseria! Porca! Ma ragazzi, abbiamo fatto un guaio! Tagliamo via la corda subito! Va a finire che ci arrestano per concorso in strage. Dai, dai! Fantastico! Ma come hai fatto? Incredibile! Sei diventato invincibile e lo devi tutto a me, capisci? Cosa sei diventato? Ronaldo! Già! Senza le mani! E chi se ne fa delle mani? Ho perso le mani! Non ce l'ho più! Fermo! Non ti muovere o sei un uomo spacciato! Se è una rapina avete sbagliato persona, perché io sono senza una lira. Non è una rapina, ti portiamo con noi, si tratta di un invito. Un invito? Sì. Con due coltelli puntati ai fianchi. Va bene, va bene. E ditemi una cosa, dove mi portate? Non si sa. E chi è che mi invita? Non si sa. Non si sa niente. Avanti, sali. Tu, bendalo. Sì, sì, va bene, prego, prego. Sali. Ma senza gridare. E mica è un sequestro. Andiamo, va, vai, va. Userai la mano di travertino soltanto in maniera sportiva e non per usi personali. Vieni. Prego. Lo sai dove ti trovi? Sì che lo so. Nella palestra VIP. E sai chi sono io? Certo che lo so. Il maestro Locconte.
E non hai paura? No, perché dovrei? Lo sai perché ti ho fatto venire qui? No. Per farti una proposta. Una proposta? Di che genere? Semplicissimo. Al prossimo torneo devi batterti per la mia palestra. Accetti? No. E perché? Perché io non tradisco il mio maestro con chi l'hai. E poi... Ah, dimenticavo. La mano di travertino. Ma lo sai cosa facciamo con il travertino? La tua lapide funeraria. Accetto. E allora, dopo quest'ampia dimostrazione, accetti la mia proposta? Tieni le promesse. Ecco, bravo. Baciala. Sì. Baciala. Ricordati la mano di travertino. Ecco. Meglio. Coraggio. Mettici tutta la forza. Dimostra chi sei.
Rava sciari da Darrone o con... Aprite le finestre! Spalancate le porte! Questo, oltre ad avere la mano di travertino, ha anche il culo proibito! Conosce questo disgraziato? Io me lo trovo tutti i giorni sulla mia macchina nuova. Questo mi sta rovinando. Mi vuole mandare al manicomio questo disgraziato che combina. Ha sfondato la cappotta! Ha passato la macchina! Ma guarda che rovina! Ma cosa fai? Non ti basta più rompere le macchine adesso pure sulla mia ragazza? Stai seduto! Scendi dalla macchina, delinquente! Vieni fuori che io ti ammazzo! No, non ti basta rovinare le macchine! Pure la mia ragazza, come se stavo seduto lui! Ma non sia geloso! Vattene via, non ti farò più vedere! Il pacchettino! E me la delinquente! Ma non me lo butti per terra! Vai via! Senta! La situazione è gravissima. Bisogna fare qualcosa. Maestro, ma non ci avete fiducia in me? Non credete che io possa battere quel siciliano e vincere il torneo? No, proprio no. Maestro, ma allora ci sarebbero qui i tre killer? Basta un vostro ordine. No, ho un'idea migliore. Quale? Il cavalier Strozzi. Sì, sono io. Per servire. Avrei da chiederle un favore. Un momento. Permesso. Oh, prego. E come sta? Come sta? Bene, bene. Oh, che bella casa. Sì. Degna di uno sportivo come lei. Mi compiaccio dei suoi successi. È veramente grande, lei sa. Sì, sono voce che si ricorda. No, è importante. Lei si ricorda di me? Certo che mi ricordo. E si ricorda che tra noi c'è una piccola pendenza, eh? Sì, lo ricordo. E si ricorda di questa? Che veramente non mi ricordavo più. Già. Me l'ha fatta firmare lei. Questa è una cambialina. Una cambialina. È andata in protesta e lei non l'ha pagata, Sì, mi dispiace, sai, è stata una distrazione. Già, ma adesso me la paga, vero? No, adesso non la posso pagare perché non ho una lira. Ma se lei è così gentile di farmi un piccolo rinnovo, vero? No? Siamo tra persone civili. Scusa. Prego. Con quale mano ha firmato questa cambiale? Con questa mano. Questa. Per me. Prego. Grazie. Ai. Sono rovinato, capisci? Sono rovinato. Oh.
Quel cannibale si stava mangiando tutta la mano. Non potrò partecipare più al torneo, come farò? Dai, piantale, il kung fu non è tutto nella vita. Esagerato. Ma lo capisci che una mano lava l'altra e tutte e due si lavano la faccia? Invece con una mano sola che potrò fare? L'autostop, stop, stop, e va bene, stop. Ora ci penso io. Ti faccio un trattamento speciale. In questo momento tutti mi stanno cercando. E in particolare il mio maestro. Sì, con chi live non vedendomi sarà preoccupato. Poverino, dopo tutti gli allenamenti, dopo tutte le fatiche, per lui la mia scomparsa sarà un gran dolore. Ah! Assassina, che hai fatto? Ah, che hai fatto? Niente. Questo è l'agopuntura per calmare i dolori e contro l'idrofobia. Togli gli aghi! Voglio morire idrofobo! Ormai il posto al comune è tuo. Praticamente non hai avversari. E quindi dovresti farcela. Come sarebbe? Ce l'avrei fatta anche contro 100 avversari, perché io so Attila. E dove passo io non si cresce più l'erba. A proposito, ultimamente sei stato a casa mia? Sì, certo. E sei sceso in giardino? Sì, a passeggiare. Non devi farlo più! Mi sto rovinando a forza di pagare i giardinieri. Permette, maestro? Il cavalier Strozzi vuol parlare con voi. Prego, prego, accomodatevi, cavalier Strozzi. Quale onore. Prego. Grazie, prego. Grazie. Ah, ancora non vi ho ringraziato per la cortesia che mi avete usato. Molto onorato. Il cavalier Strozzi è la persona che ha eliminato Mano di Travertino. Che mossa hai usato? Monte no! Becca qua! Chi è? No, signori, ho usato un vecchio metodo italiano che può distruggere un uomo o una nazione. Il protesto. Ah, a che dobbiamo l'onore della vostra visita? Ecco, io il piacere ve l'ho fatto, ma resta il problemino della cambiale protestata. Chi me la paga? Quel franco è sparito dalla circolazione. Non vi preoccupate. Se è per questo, la cambiale ve la paghiamo noi. E con tutti gli interessi. No! Guarda cosa ha fatto quel cannibale. Beh, ma sempre una mano, eh? Oh, sì, lo so, ma non potrò più combattere. Io lo sento, mi sento la mano tutta indolenzita. Quel vecchio mi ha rovinato, non potrò vincere più il torneo. Guarda. Ma se vuoi proprio lottare, perché non mi sposi? Ma quello è un altro tipo di lotta, scusami. Io intendevo vincere il torneo. Vuoi vincere? È certo che voglio vincere. Allora, ti aiuto io. Tu? Ecco. Sì. Allora, signor maestro, quando arriva questo vostro campione, quando lo mandiamo al macello? Arriva! Ormai siamo in sgoccio di vero. Ancora 3 o 4 incontri e sarò costretto a dare la vittoria ad Attila. Abbia pazienza. E ora vado a annunciare. Sì, sì. Vado a annunciare. Ciao ragazzi, via che questo si è rotto. Via, butto il tartu. Attenzione! Attenzione! Attila il flagello! Il terrore delle vecchiette e dei ragazzini! Si batterà contro Soshito intronato, cinese di nascita e cagliaritano di adozione. E voilà! Senti! E adesso accatevi gli ossi e sputate sangue, fiori de cani! Yeah!
faceva quello. Se non ci sono altri concorrenti, sarò costretto a dare la vittoria a Attila. Ma perché mi devo trovare in queste situazioni io? Arrivo! Oh, finalmente sei arrivato! Adesso sono fatti i vostri, li vedrete! Avanti, va avanti, va avanti! Andatelo via! Tutti i colpi sono buoni! Nessun colpo è andare a vuoto! Sangue! 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 Il pubblico ha dato il suo biglietto e vuole il suo sangue! Abbassare! L'arbitro è sacro, inviolabile, capito? Il Don Cando, una salone! Ai, la mattina! Ella dove sei? Ma che la c'è? Usa la testa come papà! Bendato! Ancora! Orso! Chiacchiero non è nessuno! Vai! Signor Checkor, con questa parrucca lei mi ha dato la possibilità di battere il terribile Attila. Grazie. Avresti dovuto vedere che trionfo, come ha battuto Attila. E me l'immagino, perché questo è il mio tesoro, la mia arma segreta, che quando non ce l'avevo mi sentivo ignudo, tant'è vero che non sono mai uscito dal locale a scanso de rugne. Signor Checkor, gliela voglio consegnare con tutti gli annessi e connessi. Ecco. Dado e calotta d'acciaio. Regolare. Vogliamo brindare alla vittoria? Sì. Quella no, è mia, me l'hai da ridà.
ascolti. Papà, lasciami andare. Aiutalo, papà. No, no. Ti prego, no. Aiutalo. Io senza parrucca non posso fare niente. No, papà. Papà, aiutalo. Al massimo ti posso dare aiuto morale. Aiutalo, papà, ti prego. Dai. Volete un po' di pane? E ci sono le anguillette, i granchetti, ecco qui. E adesso vi porto i vermicelli. Divertitevi. E adesso un po' di farina per una buona frittura. Farina di qualità. Oh, come siete bianchi, sembrate tre fantasmi. Signori, scusate, me la volete dare una bella capocciata? Sì. Ebbene, allora facciamo una cosa. Io conto uno, due, tre. E poi voi mi date una capocciata, va bene? Io mi metto davanti a voi. Arrivo. Ecco. Uno, due e tre. Venite, venite, qui brindiamo alla vittoria. Adesso glielo dico. Zitta. Signor Checkor. Che c'è? Ho l'onore di chiederle la mano di sua figlia. Volentieri, due braccia in più fanno sempre conto. Mi consente. Papà. Francuzzo. Franco. Francuzzo, Franco mio, vieni qua, abbracciami. Ai, la valigia. Don Vito. Ma io, Franco, ho saputo tutto sul torneo, sei stato bravo. Meriti un premio, ho una sorpresa. Una sorpresa? Vieni avanti, Giocondo. Vieni, vieni da papà tuo, vieni. Francuzzo, questo è il fiore immacolato che ti avevo promesso. Mia figlia, Francuzzo. Te la sei meritata, è tua moglie. Tua moglie? Ma questo chi è? Tuo marito. Ma va, vattene, va. A me mi piace questo, vattene. Vieni qua, Beddo. Mm. Mm.
A me le farse magre mi sono sempre piaciute. E a me gli uomini stembiati. Franco! È arrivato il momento che aspettavamo! C'è qui il sindaco di Roma. Ma che sindaco? Ma no, il vice sindaco di Roma. Ma insomma, il comune di Roma. Ma per carità, ma che dici? Ci siamo riusciti. Mio figlio. Bacia il signore. Perché? Ma come perché? Questo signore ci ha portato la conferma che tu sei stato assunto a quel posto. Bacialo, bacialo. Posso baciare? Sì, ti lasci baciare. Caro, bravo. Hai baciato il comune di Roma. Sono contento. Da questo momento io sono tuo padre. E perché? Perché una leggendaria tradizione cinese vuole che un uomo che si è adoperato per un altro uomo, che ha fatto tutto per quest'uomo, tu non eri nessuno. È vero, è vero. È chiaro? Diventa suo padre. E allora tu da questo momento lavorerai per me e per te. Sì, sono d'accordo, però io devo sposare lei. Ah, perché? Sì, va bene. C'è anche lei. Sì, ma tu devi pensare a me, perché io sono tuo padre. Sono io il padre. No, come? Sono io il padre. No, il padre sono io. No, il padre sono io. Mi dispiace, ma il padre... Dite, c'è un padre, sono io. Ho detto che il padre sono io. Va bene, allora mettiamo... Sono io il padre. Un ottavo e tutto il resto per voi. No. Come no? Mi sono spiegato! Ma attenzione! Mi arrampo tutto! Non mi sono spiegato!